Noi come minoranza su questo intervento ci siamo astenuti nella votazione, non perché fossimo contrari all'intervento di rifacimento, anzi avevamo chiesto a più riprese, già in tempi non sospetti, poco dopo l'estate scorsa, che un intervento di rifacimento, in quanto nella zona, soprattutto lato Sant'Angelo, c'era necessità di un intervento sull'Arenile, in quanto le mareggiate dell'inverno scorso avevano compromesso anche parte di alcune strutture, quindi la stabilità stessa delle strutture. E l'astensione nella votazione è stata dovuta al fatto che è avvenuto questo rifacimento e sta avvenendo nel mese di luglio, quindi in piena stagione lavorativa per le strutture sia balneari sia delle ricettive presenti in zona e che hanno comportato anche in determinati specchi d'acqua il divieto di balneazione proprio dovuto ai lavori da effettuarsi. Quindi è stata una votazione, diciamo, non all'unanimità, dovuta soprattutto alle tempistiche e non contraria all'intervento, anche se proprio perché realizzato poi solo in questa fascia temporale rende l'intervento in sé quasi vano, in quanto permette sia alle strutture di lavorare in maniera più serena per questi mesi estivi, quindi per luglio, da agosto e in parte settembre, ma non va a risolvere la problematica, in quanto è un intervento tampone che potrà poi essere risolto solo con un intervento, diciamo, più strutturato, sia per la messa in sicurezza del costone, dove ieri siamo stati notiziati che molto probabilmente il comune riceverà un fondo di circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza, ma soprattutto per il problema della scogliera che fu realizzata nel primo rifacimento e che di fatto non ha tutelato l'Arenile, in quanto poi man mano negli anni lo ha ridotto notevolmente, soprattutto in determinate zone e soprattutto a seconda delle correnti marine. Mario, la Baia dei Maronti nel comune di Barano, sarei dire che è tutto dal punto di vista economico. C'è questo problema che riguarda l'Arenile, ma c'è anche il problema dell'approdo e quindi la famosa questione del parco boe. Si parla di fondi che arriveranno, ma le tempistiche sono sempre sconosciute. Non si rischia di perdere troppo tempo e quindi di bruciare occasioni anche per il turismo, non solo baranese, ma isolano tutto? Questo di sicuro. Io già nel mio primo mandato e nella mia prima campagna elettorale feci inserire all'interno del programma della lista all'epoca con il candidato sindaco Clotilde Di Meglio, progetto comune, un punto all'interno del programma che riguardava proprio il Parco Boe per quanto riguarda la Baia dei Maronti, in quanto ritengo e ritenevo che fosse necessario stabilizzare un Parco Boe all'interno della Baia, non solo per una questione poi prettamente economica e quindi per creare un indotto per il comune, ma anche per regolamentare la sosta delle imbarcazioni all'interno della baia, che molto spesso, soprattutto nei fine settimana, avviene in maniera indiscriminata, e anche per offrire un servizio agli stessi utenti, in quanto con un parco boe avremmo potuto creare a livello di servizi quello più classico, cioè quello di prendere l'eventuale spazzatura prodotta da questa imbarcazione ed evitare che venisse sversata in acqua, cosa che per carenza di controlli e per mancanza di senso civico purtroppo avviene all'interno del nostro comune ed è evidente, in quanto soprattutto in questo periodo dell'anno che è fortemente frequentata e dalla mole di utenti che frequentano la baia, spesso capita che nelle nostre acque troviamo dei rifiuti che galleggiano e sono ben visibili ed evidenti.